Sir Isaac Newton è stato un matematico, fisico e alchimista inglese, considerato una delle più grandi menti di tutti i tempi. Newton fu il primo a dimostrare che le leggi della gravitazione governano sia il movimento della Terra che degli altri corpi celesti. A lui si deve anche la sistematizzazione matematica delle leggi di Keplero sul movimento dei pianeti. Fu anche il primo a dimostrare che la luce bianca è composta dalla somma in frequenza di tutti gli altri colori. La luce del Sole ci appare bianca, ma in realtà è costituita dalla sovrapposizione di diversi colori, convenzionalmente identificati con l'iride. Newton, con l'uso di un prisma trasparente, riuscì a riprodurre la scomposizione della luce operata dalle goccioline che a volte restano in sospensione nell'aria dopo la pioggia. Per avere la controprova, si può usare il cosiddetto disco di Newton, un disco di cartone diviso radialmente in 7 settori, ognuno dipinto con uno dei colori dell'iride. Il disco, messo in rapida rotazione, apparirà bianco. Newton teorizzò che la luce fosse composta da piccole particelle di materia, corpuscoli, emesse in tutte le direzioni, come una manciata di granelli di sabbia lanciata in aria. A questa visione si contrappose presto un'idea alternativa, la teoria ondulatoria, propugnata da altri celebri scienziati, quali il fisico olandese Christian Huygens, che la propose nel 1678, e più tardi l'inglese Thomas Young. Per questi ultimi la luce era costituita di onde che si propagano nello spazio a somiglianza di quelle del mare. La differenza tra il concetto di corpuscolo e quello di onda è intuitiva. Quando un corpuscolo incontra un ostacolo viene arrestato, mentre l'onda ha la possibilità di aggirarlo e di ricomporsi dietro di esso, come accade alle onde del mare quando incontrano un palo o uno scoglio. Ma all'inizio del Novecento, Max Planck ed Albert Einstein cominciarono a studiare altri strani fenomeni riguardanti la luce che non potevano essere giustificati con la teoria ondulatoria. In particolare, nell'effetto che prende il nome dal fisico statunitense Arthur Compton, i singoli elementi di cui la luce è composta, ritenuti onde sulla base dell'esperienza di Young, si comportavano nei confronti di particelle solide come se anche la luce fosse composta di particelle solide, dette poi fotoni. Ciò creò confusione e sconcerto per l'apparente illogicità della spiegazione, ma alla fine si giunse alla conclusione che la luce partecipa di entrambe le nature, quella corpuscolare e quella ondulatoria. Una piccola soddisfazione postuma del grande Newton.